dopo aver sconfitto e distrutto. Con la rappresentazione sold out della Medea di Euripide, interpretata da Valeria Cimaglia, si è chiusa la seconda edizione del Taras Teatro Festival a Taranto. La rassegna, diretta da Massimo Cimaglia e prodotta da Terra Magica Arte e Cultura in collaborazione con il CREST, ha registrato oltre 1000 presenze in una settimana di eventi dedicati al teatro, tra spettacoli, incontri culturali, presentazioni di libri e masterclass. Tra i protagonisti, nomi di spicco come Peter Stein, Maddalena Crippa, Elisabetta Pozzi ed Eva Cantarella. Il tema di quest'anno, la scena delle donne, ha reso omaggio a Eleonora Duse nel centenario della sua morte. Importante anche il laboratorio di alta formazione per attori professionisti guidato da maestri di rilievo. Siamo all'interno del Castello Aragonese di Taranto, uno dei simboli magnifici di questa fantastica città, e abbiamo appena finito questa restituzione di questi monologhi fatti da alcuni attori che hanno svolto qui a Taranto all'interno del Taras Teatro Festival, che è soccorso di perfezionamento attoriale. Sono 15 attori da tutta Italia ed è stata un'emozione vedere, no, che gente viene a studiare teatro a Taranto. Un festival, devo dire, adesso non voglio fare già, diciamo così, consuntivi, però ha aperto una strada sicuramente, adesso questa strada va percorsa in maniera sempre più importante. Quindi il festival, vincitore del bando Futura la Puglia per la parità, ha goduto del sostegno del Consiglio regionale della Puglia, del Comune di Taranto e di vari partner, confermando il suo ruolo centrale nella promozione culturale del territorio.